Per moltissime volte siamo transitati in Val di Ledro sia per lavoro che per piacere. E più volte abbiamo rivolto lo sguardo verso la chiesetta di San Giorgio. Oggi finalmente abbiamo deciso di andarla a conoscere da vicino. La chiesetta di San Giorgio è posizionata sul crinale della collina che separa gli abitati di Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra. In Val di Ledro, la Val di Ledro è una valle del Trentino sud-occidentale. Con questa panoramica vediamo dov'è posizionata la chiesetta. Ed in fondovalle, la parte più alta è più ad ovest della valle, con tutto l'abitato di Tiarno di Sopra. Ci avviciniamo ulteriormente con l'intento di vederla da diverse posizioni e prospettive. L'origine della chiesa viene fatta risalire attorno al 1400. È stata ampliata e ristrutturata più volte nell'arco dei secoli. La chiesa è orientata ad est. E sul prospetto che guarda ad est si trova la torre campanaria con la cupola a forma di cipolla. Continuiamo a visionarla dall'alto, compiendo un'evoluzione a semicerchio tutto attorno. La chiesa è stata eretta al limitare più alto dei prati che si trovano alle spalle dei due centri abitati, nel punto di transizione con il bosco. Qua ancora un particolare sulla torre campanaria. Poi ci portiamo sul prospetto frontale alzandoci di quota. E al di sopra dell'ubicazione della chiesa si apre la visuale sul sottostante fondovalle più immediato. Partendo da destra l'abitato di Tiarno di Sopra e proseguendo verso sinistra in direzione est l'abitato di Tiarno di Sotto. In direzione est, questa volta con visuale più in profondità, ancora il proseguo della valle, davanti al centro il tondeggiante Col della Plagna, dietro le creste del Tofino,
sul fondo il Monte Stivo. Ma ritorniamo ancora sul prospetto frontale, superando prima il tetto a due spioventi. La facciata è molto semplice e presenta un portale sormontato da un frondone triangolare. Ai lati due piccole finestre rettangolari. Al centro una finestra più ampia arcuata, sopra di questa una targa di forma ovale con dedica. E in conclusione abbiamo la conferma che fa risalire l'origine della chiesa al 1400.